Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente si riesce a registrare dopo tanto tempo, perché finalmente ho un attimo di pace in questa casa. E quindi oggi vi porto la alfa di Pokémon Xenoverse. Per maggiori informazioni vi lascio il link del video del Team Whittle, il team di ragazzi che ha sviluppato questo fanmade, in cui vi spiegheranno anche perché hanno rilasciato questa alfa. Il gioco uscirà a fine dicembre, inizio 2017, si pensa, se riescono a fare tutto quello che devono fare. E questa alfa sarà più corta della demo che avevo fatto. La demo lascerò il link in descrizione del primo video. E niente, ci sarà pure qualcosa che sarà possibile trasferire da questa alfa al gioco completo, hanno detto. Quindi andiamo subito a vedere com'è questa alfa. Benvenuto in questa alfa, allenatore. Questa piccola versione di prova è stata sviluppata per mostrarti tutte le novità che abbiamo apportato a Pokémon Xenoverse dal rilascio della prima demo. Non preoccuparti, ovviamente con il gioco completo siamo decisamente più avanti del punto in cui ti fermerai oggi. Questa versione è stata pensata unicamente per mostrarvi tutte le novità e darvi un assaggio di ciò che sarà una volta completa. Di conseguenza è stata resa corta per questo motivo, per non disperate, a fine anno avrete modo di provare la nostra demo, che vi regalerà svariate ore insieme ai vostri amati mostriciattoli. Mettetevi comodi e godetevi il gioco, Whittle Team. Ok, già l'interfaccia del video iniziale è diversa, col personaggio qua, con il dialogo, tutto ben fatto. E poi si vede come hanno cambiato lo stile grafico, lo possiamo vedere già da adesso. Non ce la faccio più a sopportare questa attesa. Verso il manga qui. Infermiera, mi dica, questa è una grande notizia per lei, forza, mi segua. Pam è nato. Eccoci qui, Versi, facciamo un gioco, vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Secondo lei è maschietto o una femminuccia? E noi mettiamo maschio. Sarà il nostro personaggio, sarà maschio, noi mettiamo femmina, il personaggio sarà femmina. E noi mettiamo maschio. Secondo me è un maschietto, bella l'interfaccia con tutti i Pikachu di Pokémon giallo. Complimenti, Versi, ho indovinato, è proprio un bellissimo maschietto, forza, venga con me. Versi, resti pure un po' da solo con sua moglie. Molly, vieni. Sì, subito. Allora, mia, ti senti bene? Guarda che bellissimo bambino che hai. Oddio, come è messo. Dato alla luce. Ha i tuoi stessi occhi e guarda come sorride. Siete due gocce d'acqua. Versi, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sia tu a scegliere il suo nome. Azzurra. Sono sicura che ne troverai uno bellissimo. Sono sicura che mi chiamerò Mosh. E dice Mosh tesoro. Mosh, trovo che sia fantastico, sapevo che non mi avresti deluso. Coffe, coffe. Azzurra, non sforzarti troppo, devi riposarti, sarai tanto stanca. Il tempo passava e Motion cresceva. Passarono 5 anni, 5 bellissimi anni per Versi e la sua famiglia. Fino a quando? Motion, scendi, io e la mamma dobbiamo parlarti. Sì, papà. Motion, io e la mamma abbiamo deciso che ora che hai 5 anni sia giunto il momento che io ti mostri un po' il mondo. Quindi oggi devo fare un giro al di fuori del nostro ranch. Posta Motion, andiamo. Fate attenzione, mi raccomando. Tenete chiusi i bambini in casa finché non hanno 5 anni e poi portateli a scoprire tutto il pianeta Terra, mi raccomando. Hai visto che belli quei Pokémon? Quelli sono degli esemplari di Sparkle. Magari un giorno potrai anche catturarne uno, non saranno forti di sicuro. Forza, andiamo Motion, voglio mostrarti il nostro ranch. Attraversato questo ponte saremo finalmente arrivati. Lo so bene, lo so bene.
Eccoci, siamo arrivati, vedi quei pochi esaminano il grano, quelli sono Milda, e ci forniscono sempre del buonissimo latte fresco. Quando si fa buio però li chiudiamo dentro le stalle alle mie spalle per evitare che si facciano del male. C'è un'altra cosa che non voglio mostrarti, però vieni moscio. E qui succede il misfatto. Sono questo il laghetto dove ogni tanto mi fermo a pensare, guardando queste limpide acque, la mia mente riesce sempre a placarsi. Perché non provi anche tu? Oh, rilassante. Allora, Motion, come ti senti? Sono sicuro che ti senti molto più rilassato adesso. Certo, padre. Forza, continuiamo. Dove vai? Devi andare su, lascia stare la statuetta lì, il monumento. Vediamo, c'è questo piccolo monumento, è stato costruito in onore di tuo nonno, che si è sacrificato per salvarci. Ma sei ancora troppo piccolo per questo. Forza, andiamo a casa. C'è una strana Pokéball lì, che è un oggetto da prendere, un oggetto, uno strumento, una cassa Pokémon. Una cassa Pokéball. Cos'è stato? Cosa sarà mai stato? Tre Pokémon. Ah, cosa ci fanno quei tre Pokémon? No, se tu non muoverti, io vado a controllare. Sì, sono proprio dei Pokémon. Sembra che ognuno di esse contenga un Pokémon. Ce n'è uno di tipo fuoco, uno di tipo acqua e uno di tipo erba. Mi è venuta un'idea, ma perché non scegli uno di questi Pokémon? Potrei prendermi cura io fino a quando tu non sarai abbastanza maturo. Forza, Mosha, scegli pure quello che più ti piace. Trisha! Eccolo qua. Certo, col nuovo tipo suono. Perfetto, prendiamo lui. Perfetto, prendiamo lui. Perfetto, prendiamo lui, non risponde. Bello, perfetto, prendiamo lui e si impalla il gioco. Oh, ok. La musichetta. Ehi tu, cosa diavolo stai facendo? Quelle sono i miei Pokémon, me la pagherai per questo. Golem, attacca! Ah, che brutto sogno. Una nuova avventura completed. Gli achievement! Sei un poveraccio! Achievement sbloccato con Trubbish! No, finalmente ti sei svegliato! Oggi è il tuo compleanno, non sei contento? Oggi finalmente compi 16 anni, peccato solo che tuo padre non possa essere qui a vedere quanto sei cresciuto. Come 16 anni? Hey, Motion, stai bene? Ti vedo un po' scosso. Non era mica. Boh, vabbè. Capisco, i ricordi stanno iniziando a raffiorarti. Andiamo a sederci, devo raccontarti una storia. Mi dispiace raccontarti da proprio il giorno del tuo compleanno, ma credo che tu sia abbastanza grande adesso e il sogno che hai fatto lo dimostra. Vedi tesoro, circa 10 anni fa, tuo padre, il mio amato Versil, è misteriosamente scomparso. Un giorno decise di portarti a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Avevi 5 anni ed era la prima volta che ti facevamo vedere cosa c'era oltre il ponte. Quel giorno attesi tanto il vostro ritorno. Ero davvero tanto preoccupata, ma sapendo che insieme a te c'era papà, sapevo che eri al sicuro. Purtroppo quella sera non tornassi né tu né tuo padre. Ero preoccupatissima e nessuno nei dintorni sapeva che fine aveste fatto. Solo qualche giorno dopo qualcuno o qualcosa bussò alla nostra porta in piena notte. Andai ad aprire e sull'uscio di casa c'eri tu, Motion. Eri svenuto ad accanto a te, c'erano una Pokéball e un bigliettino scritto in una lingua antica e incomprensibile. Purtroppo questo è tutto quello che so, mi dispiace averti raccontato questa triste storia il giorno del tuo compleanno, ma era giusto che tu sapessi la verità su tuo padre. Sai, Motion, dovresti andare a Ludopoli. Lì vive Ezio, era un grandissimo amico di tuo padre e spesso facevamo insieme delle ricerche. Vedi, lui è un esperto di Pokémon. Oh, a proposito, vieni con me, Motion. Devo darti il tuo regalo di compleanno. Eppure dovrebbe essere qui. Non c'è niente. Eccola, nascosta nella libreria. Ho ottenuto il mio Trish Out. Would you like to give a nickname? No, perché l'avete messo in inglese. Forza, Motion, fai uscire il tuo Pokémon. Ero davvero impaziente di fartelo conoscere. In tutti questi anni me ne sono occupata io, cercando di tenertelo segreto in attesa di questo grande giorno. Con quel Pokémon potrai andare ovunque, ma voglio essere sicura che tu sappia sempre dove ti trovi. È come tornare a casa, quindi prendi questa mappa città. Ma è possibile che in 10 anni Trish Out sia ancora un Trish Out?
a livello 5, quanto, a che livello è, ma le sorprese non sono ancora finite. In fondo oggi compio 16 anni, prendi queste scarpe da corsa. Forza, indossale. Sulle istruzioni c'è scritto che per poter correre devi mantenere premuto il tasto Z. Ecco, ho fatto motion, ti stanno benissimo. Forza, vai pure a Ludopoli ad incontrare Ezio. Con quel Pokémon al tuo fianco non ho di che preoccuparmi. Se incontri nonna Lea, su per corso salutala da parte mia. Buona fortuna, tesoro, non farmi stare il pensiero. Yes. No, questa parte di introduzione è lunghissima per capire la storia. Niente. Lag. Oh shit. Trovate una pozione. Mi lag. Non mi fa passare. Trovato un antidoto, una antidoto. Perché non gioco proprio così della gara? E tu fermo, chi è? Nonna Lea! Facciamo motion, guarda un po', allora tua madre finalmente si è decisa a darti il tuo primo Pokémon. Immagino dunque che tu stia partendo ad esplorare il mondo e incontrare tantissimi nuovi Pokémon. In tal caso vieni con me. Ah, sono più alto di te, nonnina. È il monumento di nonno. Allora, come puoi vedere, questa erba è più alta di quella normale ed è anche più pericolosa perché dentro vi si nascondono i Pokémon selvatici. Tutti i Pokémon che incontrerai nell'erba alta possono essere catturati utilizzando degli oggetti speciali chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. Grazie, nonna. Ma ci sono Pokémon nella tasca Pokémon. Per poter catturare un Pokémon bisogna però prima indebolirlo un pochino, attaccandolo. Quando la sua salute è bassa, allora puoi provare a lanciare una Pokéball per provare a catturarlo. Forza, prova anche tu. Quante volte hai detto provare? E troviamo subito il Pokémon che sarà. Che è la Weedle? Siete seri? Avete messo Weedle? Femmina. Fish out femmina. Graffia, ruggito. Suono. Ruggito di tipo suono, perché ovviamente suona. Un colpo critico. Ma cosa devo fare? Cioè. Bello, bello il menu, mi piace un sacco. È ancora in inglese, use, don't use. Weedle è nostro! Aereo sopra casa! È così bello giocare con i Pokémon, vero? No. È bellissimo, nonna! Qui già c'è Giovanni. Ora riposi in pace. Antiparalisi. Adesso andiamo a vedere cosa c'è in quest'erba. Oltre a Weedle. E la lag. Non riesco a muovermi. Un sparkle. Eccolo qua. Con ciò non ne avrei avuto uno. È tempo di averne uno. E là là. Com'è che è così resistente? Ma se usi solo ruggito, bello mio. Catturato. Bene, quindi si può trovare Sparkle. E adesso andiamo avanti. Oh shit. Gennaro Bullo, non mi fermerai.
PJ. Fuggi, fuggi. Un PJ. Oh, perché non mi fai muovere? Sto andando in su, invece ho continuato ad andare a sbattere contro il muro e ho trovato un po'. Perché mi deve laggare? Salve, chi è il campeggiatore, ha incrociato il mio squalo, adesso dobbiamo combattere. No, non ho incrociato, io sto andando avanti senza guardarti. Campeggiatore Lucio. Bidoof. È il Pokémon più inutile della storia. Maledetto. Sei una testa dura, eh? Va a cagare, Bidoof. Non salgo, io lo sai, ma sei serio? Caterpie. Ma vedi anche Caterpie. Azione pure cade, prima vedi. Mille bava. Mi piace tanto il menu, mi piace tanto. Il graffio. Oh, continuiamo con queste mille bave, non finiamo più. Stupido campeggiatore. I tuoi Pokémon inutili. Ecco, azione. Ciao. Vocalizzo. E si impalla di nuovo. Porca vacca, perché si impalla? Ah, la demo non mi faceva questi problemi, Team Widow. Pokémon Master, mi raccomando, se non vuoi sfidare un allenatore non incrociare il suo sguardo. E chi l'ha incrociato? Non lo voglio sfidare. Ti è? Non si impallava, non lo faceva, non si bloccava mica. Ma non c'è niente. E non andava nemmeno così tanto scatti quando mi muovevo. È un po' più appesantito. Poi dovrebbe essere un coso leggero. In lotta va benissimo, ma nel mondo no. Dove siamo arrivati? Oh, porca. Devo passare per forza. Gennaro Bullo! Oddio, com'è? Cos'è? È bruttissimo. Fermo dove sei. E tu cosa ci fai da queste parti? Sei un allenatore di Pokémon, non posso attraversare questo percorso. Cosa sei tu? Stai essendo un allenatore, ma non prendimi in giro, sei solo una mezza calzetta. Provatemi se ci riesci. Io sono Gennaro Bullo, insieme al mio Rattata ti sconfiggerò. Vai, Rattata. Oh, shit. Non è tutto scorrimento il menu delle mosse. È anche in giù si va. Non è tutto scorrimento laterale. La lotta più bella di sempre questa. C'era già nella demo, non so. Non è una nuova funzione, perché l'avete rimesso? Odiosi, fatto apposta.
l'altro sta a livello 100, troppo bello. E dopo sganciare i soldi. Più bello, tu generale il bullo completo. Tu la tua insulsa squadra non potete niente contro il mio invincibile ratata. Gennaro! No mamma! Cosa stai facendo qui fuori? Ti avevo detto di pulire la tua stanza! Torna immediatamente a casa! Ma mamma, stavo giocando. Fai silenzio, Gennaro, sbrigati a tornare a casa! Lol. Guarda come lagga! Perché lagga? Cioè, sto facendo la maggior parte del tempo del video a lamentarmi del lag. Posso di giocare tranquillamente. Lagga. Trovato ratata. Pozione. Guarda, è impossibile, non si può vedere. È inguardabile, no, io non ce la faccio. Ah, come veloce nel centro poco. Che infermiera Joy, no. Da quando le infermiere Joy sono così? Vai, vai. È difficile muoversi in giro per la città, che cavolo sei tu? Valentino, fuck you. Oh shit. Dove devi andare ragazzino? Sono stato posizionato qui dai boss e abbiamo l'ordine di non farti passare. Questi qua non c'erano, è tutto D, punto, punto, punto. Questi tizi non c'erano a livello 10, non sei serio? E questo perché io non ho sfidato tutti gli altri allenatori? Vocalizzo. Sto di raggio. Oddio, questo di raggio. Non gli faccio un cavolo. Gli faccio di più con vocalizzo. Ma è inutile, tanto perdo comunque, non ho i Pokémon del livello giusto per andare avanti. Non doveva essere più corta della demo Alfa. Sono solo ludopoli dopo tutto, vabbè. Io direi che dopo queste figure del cavolo, per non dire un'altra parola, dopo queste figure, io direi che possiamo anche fermarci qui per oggi. Con questa parte dell'alfa di Pokémon Xenoverse. Ci fermiamo a ludopoli, allenerò i Pokémon off camera e poi torneremo e andremo avanti con questa alfa. Bella ma più pesante della demo, perché non riesco a muovermi bene, mi lagga mentre mi muovo in giro per il mondo, mentre dentro nella lotta e nel centro Pokémon non succede nulla, è molto fluido, e poi ogni tanto fanno rispondere l'applicazione, quindi per ora esci, signore, salva, salviamo il gioco qui, e 19 minuti, quindi il video è tipo 23 minuti. 25, va bene, quindi per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.